La già nutrita flotta del cantiere Bavaria si arricchisce quest'anno di un nuovo modello. Il Cruiser 50, nato come i modelli precedenti dalla collaborazione tra lo studio di Bruce Farr e il BMW Group Design Works, che ha rivoluzionato le linee degli scafi del marchio tedesco, coniugando abitabilità e buone prestazioni veliche. Questo Cruiser 50 è presentato per chi vuole fare una crociera comoda, con degli spazi incredibili, una crociera comunque anche abbastanza veloce, perché le nuove linee, le nuove carene di Farr ci danno la possibilità di avere delle barche molto più snelle, molto più veloci in mare, con situazioni di vento anche abbastanza leggere, che soddisfano un po' sia il cliente esigente che preferisce la barca un po' veloce, sia il cliente che preferisce solo esclusivamente la barca comoda. La doppia timoneria assicura la possibilità di governare la barca in modo sicuro. Anche quando la barca è molto sbandata, una pala di timone resta sempre immersa e la risposta alla ruota risulta quindi pronta ed efficace. Il timoniere dispone poi di un'area di governo con poggiapiedi regolabili. L'armatore o lo skipper non deve assolutamente spostarsi in giro per la barca, perché tutto quello di cui ha bisogno ce l'ha nel pozzetto, e quindi facendo soltanto dei piccoli spostamenti riesce a fare le sue manovre. Sono tutte molto comode, è una barca attrezzata per essere, se uno lo ritiene, per portarla anche da solo, perché se la adattiamo con delle piccole soluzioni che possono essere la volgiranda, l'elica di prua, gli winch elettrici, facilita sicuramente la vita di dell'armatore. Sotto coperta la forma e le dimensioni dello scafo offrono al tempo stesso un grande comfort e una buona abitabilità. L'altezza del quadrato è di 211 cm, ma a colpire, una volta scese le scalette, è soprattutto la luminosità della dinette, garantita da 13 osterigi. Il modello è disponibile nelle versioni con 3 cabine e 3 bagni, 4 cabine e 4 bagni, oppure 5 cabine e 3 bagni. In tutte le configurazioni comunque è previsto un vano doccia indipendente con accesso dal salone. Il modello che stiamo vedendo adesso è la versione charter, un'imbarcazione a 5 cabine, ogni cabina ha il suo bagno, c'è una doccia separata, una grandissima cucina, abbiamo due frigoriferi, uno a pozzetto e un frigo normale, molto simile a quelli di casa, che fa la gioia delle signore, una dinette molto grande dove possono tranquillamente mangiare una decina di persone, doppio lavello, tantissimi mobiletti dove puoi stippare tutto quello che uno ha bisogno di sistemare. Caratteristiche che, riferiscono dal cantiere, hanno subito fatto apprezzare il nuovo nato di casa Bavaria da parte delle società di charter. Noi abbiamo una società di charter che lavora moltissimo in Sicilia, ci ha dato dei dati. Questa imbarcazione qua, consegnata a maggio, ha lavorato per tutto il periodo e adesso è occupata fino a metà novembre. Sotto le scalette è collocato un Volvo Penta D2 Sail Drive da 75 cavalli. Ci sono anche le aperture laterali, per cui ha due accessi laterali più quello davanti, per tutte le utenze. Dalla sua, il cantiere tedesco ha tra l'altro l'aspetto del prezzo. Il nuovo Cruiser 50 è proposto a 207.900 euro più IVA, sempre piuttosto contenuto rispetto ad altri concorrenti. Nonostante la componentistica, l'Humar per l'attrezzatura di coperta e l'albero firmato Selden sia di buon livello. Un segreto riassunto in tre parole: economie di scala. Il fatto che le nostre barche costino un po' meno delle altre non va assolutamente visto nel risparmio della costruzione della barca, dell'accessoristica, perché tutta la componentistica di questa barca è di prima qualità. Si tratta soltanto di un'imbarcazione costruita in catena di montaggio, quindi di numeri abbastanza importanti. Tutto questo fa sì che si riducano i costi. Abbiamo un'accessoristica notevole di prima qualità, però ci sono determinate cose che sono solo quelle, non si possono avere delle altre, perché ogni volta che tu esci dalla catena di montaggio i costi salgono. Una filosofia che pare apprezzata soprattutto nel nord Europa, dove gli ordini sono infatti in aumento. Più o meno noi in Italia risentiamo di questa crisi della nautica, ma è una crisi generale. Abbiamo il nord Europa che lavora tantissimo,
Il maggior numero di barche di Bavaria dello scorso anno e di inizio quest'anno sono state proprio vendute al nord, in Norvegia, in Svezia, in Danimarca, perché il rapporto qualità-prezzo piace soprattutto agli stranieri e soprattutto l'abitabilità interna, che è notevole, visto che loro sono molto grandi e vivono molto al coperto.